Ciao ragazzi, oggi TFS, Barbapol, come si chiama? 400, sì 400, vabbè un po' consumato si intende, qua ce n'è di sapore. Ma come si può dire, estivo, la parola giusta, non so, caraibico, perché c'è dentro frangipane, gelso, poi non lo so, comunque è molto buono. Ah, ecco, anche una fetta di noci di cocco, no, la buccia no, merita, è buono, un buon profumo, mi è venuto in mente di tirarlo fuori, d'acqua, quello lì. Poi andremo a usare un pennello Zenith, satinato, sempre con le penne sbiancate, penne, setto, vabbè, mettiamo in acqua calda. E come rasoio andremo a utilizzare Fatima, nuova edizione, bello, pettine chiuso, perfetto. La metta, gli ho inserito una B, ho già inserito, eccola qua, Bic. Come ciotola oggi avremo una ciotolina piccolina, carina, quadrata, che l'ho trovata stamattina da viaggio, da mettere nella borsetta, eccola qua. Cosa ne dite? Che cavolata! Bella però, dai! Quella la portiamo in viaggio? No, dai ragazzi! Eccola qua, dai! Ci ho già messo dentro il sapone piccolina. Cushei, se non sbaglio, insomma, da arriva dalla Cina, ceramica. A me quello che non mi piace sono queste cavolo dialette qua, vabbè, ci sono, e niente, andrebbe utilizzare, però era bella quella lì blu, bella capiente, e lì davvero montaggi, io la voglio, altro che montaggi. Dai, bando alle ciance e andiamoci a sciacquare il riso, come al solito. Dunque, barba l'ho fatta ieri, nuova edition, dunque, questo rasoio facciamo lavorare per Emanuele alias 900, che è, come mi sa che lo deve acquistare, almeno gli facciamo vedere come funziona. Saluto Michele, Marco sta facendo un video, sta preparando una sorpresa, non ve lo dico, poi andate a vedere il suo canale che è un bel video, molto bello. Michele è il mio socio che mi prepara tutti i miei set, e lui quello ha detto ai set da barba. Poi abbiamo, c'è Riccardo Esposito rasatura tradizionale, saluto Iva Vergiu, Leonardo Rossi, Andrea Terenzi, Claudio Moscato, ciao Claudio, no non ho bevuto, oggi non ho ancora bevuto, dai, mi chiede se bevo, se sono normale, no, non sono proprio normale, se non sono matti non li vogliamo, chi ci volete fare? Mi sa che sta ciotolina per andare a inglobare il sapone anche fin troppo piccola, vabbè comunque. E poi chi c'è? Ce ne sono tanti, saluto tutti gli amici del canale, mi raccomando iscrivetevi al canale Telegram, rasatura e altro. Poi c'è il canale di Marco Ponente, che è mister.otto di YouTube. Bello quest'altro, ci vuole. Poi ho sentito dire alla televisione che forse finalmente domenica è finita l'estate, che fortuna. Dai bikini ad alta montagna a sciare. Molto, dai, non male. Il profumo è proprio buono, dai, ottimo. Ti dà quella sensazione di alta montagna, buonanotte. Di alto mare. Avete presente quando si va ai Caraibi, no? Io ci vado a prendere il caffè tutte le mattine, proprio qui dietro l'angolo. Sì. Dunque. Viene bene, c'è un occhio che sta diventando viola. La dottoressa mi ha detto che è un po' di fresco, ma secondo me... Guarda, questo pennello è diventato bel morbido. È già qualche anno che ce l'ho preso da Marco Balocchi,
della Zenith. Sta venendo bene. Nodo 30. Ecco qua. Le medaglie. Ecco qua, andiamo a prelevarne un altro po'. Bello, mi piace questo ciuffo. Oggi c'è caldo anche oggi, eh? Però sopportiamo, dai, 37 gradi, non male. Un altro po' e potremmo farci già cotti al forno. Saluta Luca Massa. Dunque, oggi abbiamo, stiamo parlando del mano libera, bel rasoio, e che a me quello che mi stufa è la manutenzione. Poi è anche abbastanza costoso, costoso le pietre, la coronella, insomma, ci sono molte option che andarci dietro e ti parte un bel capitale. Poi dopo per 10 minuti di barba devi fare più di un'ora di manutenzione, momenti, scoramella, non è che poi fai appena un paio di passate, almeno 30 passate sicuro di coramella. E già questo ti tende a stancare. Oh, poi gusti sono gusti, eh. Oh, senza occhiali non ci vedo quasi più. Oh, la crema è venuta bella, mi piace. Bella idratata, già di suo. Come al solito sporco tutto. Ecco qua. Bene, andiamoci a asciugare le mani e iniziamo. Diamoci una bagnatina, mano destra, lato sinistro, bello aperto, la bicca va che è una meraviglia, bello scorrevole, è venuto. Sì, dai, perfetto. È venuto bene, dai, tutto sommato. Ok. La fragranza è buona. Hanno detto... Dopo barba usiamo per i caraibici qualcosa di fresco, eccolo qua. ICE, ecco perché sono l'inglese. Per cui ice, fresco, aria una ventata nuova di fresco. Sono già io di fresco, come no. Dunque, molti mesi, una storia che mi si raccontava da piccolo, no? Piccolo, avevo 15 anni, lavoravo, ero in officina, e mi si diceva, e io dicevo, raccontami una favola, no? Allora uno diceva, dunque, c'era un re che diceva alla sua tata, raccontami una storia, e la tata iniziò, poi si chiamava serva, una parola serva non mi piace, c'era un re, che disse alla sua serva, raccontami una storia, e la serva iniziò, c'era un re, che disse alla sua serva, raccontami una storia, insomma è un continuativo, fino all'infinito, e io come un pirla ad ascoltare che poi non aveva mai fine, lasciamo stare le storie quando si era piccoli, ah. Insomma,
Oggi non ho mica visto il cane pazzo che correva, eh. Questo tappone mi stava scappando, perché non mi ricordavo il nome, ho detto, vabbè, cane pazzo che corre, invece no, è TFS, il suo nome è quello, che lo sappia. Boh, insomma. Ora ci andiamo a fare un leggero traverso. Oh, ragazzi, è un sapone buono. Bella profumazione, mi piace. Oh, c'è le setole, ormai che sono belle morbide, però allo stesso tempo hanno una buona spina dorsale. Insomma, Zenith non si smentisce. Buono. Bene, sono contento, siamo contenti. Ma io mi chiedevo, ma quando fa la pubblicità del mulino bianco, che sono tutti contenti e allegri al mattino, che io al mattino veramente a quell'ora lì, tutta sta voglia di ridere, stare allegri, non ce l'ho, tu vedi, la mamma arriva tutta ballando, sorridendo e prepara la colazione. Ma che farina usano questi? Bah, questo che non capirò mai. Secondo me quelli si fanno al mulino bianco, altro che storie. Andiamo. La lingua corta non è che mi piace molto, però vabbè, dai. Benone, abbiamo già fatto. Che meraviglia. Ci andiamo a dare una bella sciacquatina. Già. Sto pensando al mulino bianco, ragazzi, lì quella gente si fa, secondo me sarebbe il caso di mandarci come si chiama, caramba, lì quelli dell'antidroga, è perché e si fanno di brutto, come gli altri sette anni, anche quelli che vanno a lavorare cantano e ballano. Ma io quando andavo a lavorare non è che cantavo e ballavo, Anche quelli ad esempio si fanno dei cannoni, ma se no voglio vedere chiunque alle 5 del mattino saltare, bello, tranquillo, correre, cantare, allegri, e non bisogna che ti fai delle canne, ma di roba magari data anche male, ma c'è della gente strana, comunque, potenti loro, bisogna mandarci antidroga, sì. Che non si può, scusate, diamo questo qua, vai. Boh, basta, che cavolo quanto, però fa una buona reazione, il frangipane, prima credo che era frangionde, no? Frangifrutti. Le dolcista non sono i frangifrutti, infatti ho detto i frangifrutti, ma che odore ha? Invece poi ho detto bene frangipane. Bene, dunque, allora mettiamo gli occhiali, qualcosa, vediamo quanti minuti rimangono, 14 minuti, benissimo, andiamo sempre più veloci dalla luce. Allora abbiamo utilizzato il nostro sapone TFS, non so se si riesce a vedere. Questo qui
È bello, quella nella sua latta. È bella massiccia, cavoli. Con comincia a rinfrescare il suo dopo barba ice, ventata di freschezza. Ah, ci voleva buon profumo. Rasoio Fatip, guardia chiusa. Ogni tanto qui, perché bisogna proprio guardarci, c'è lo smalto che mi salta via, ma questo qua è successo nel giro di 3-4 mesi, ecco. Non è proprio, però per me va benissimo, un ottimo rasoio, mi piace, ottimo. Pennello abbiamo utilizzato Zenith manico satinato, nodo di 30, penne sbiancate qua, bella ricciottolina dalla Cina con furore, però è troppo piccola, ha fatto un casino di schiuma, poi non pensavo. Beh, niente, dai. Vabbè, dopo questo io saluto tutti gli amici, scusate se non ricordo tutti i nomi, saluto Francesco, Tetto, andate a vedere il canale di Tetto, merita, lo saluto di cuore, bravo ragazzo, se non sbaglio di Como, sì, di Como. Spero di aver salutato tutti, Leonardo, Massimo, Alessandro Bertodo, Luca Massa, Ivan, Stefano, non mi ricordo il cognome. Saluto Andrea, beh, Andrea Terenzi, lui è il primo, è il nostro maestro, Riccardo. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima sbarbata, se riesco domani, se no sono domani, se non è domani, magari forse domani, ma non sono sicuro per domani, senz'altro domani, però non lo so, devo cambiare spacciatore anch'io, o il sole o quello che mi danno da bere, che non va tanto bene, sì, vabbè, ciao, che di locate ne ho detto abbastanza.